Sindaco Loschiavo, a Libari quest'oggi per questo incontro che riguarda il trentennale degli ormeggiatori. Ormeggiatori significa tra virgolette anche trasporti marittimi e poi in questi ultimi tempi sono la nota dolente di questo arcipelago. La situazione Sidema, vista oggi dal suo punto di vista? Beh, intanto colgo l'occasione per fare questo augurio mio personale dell'amministrazione che rappresento a questo gruppo che oggi festeggia i 30 anni di storia appunto che lega tutto l'arcipelago eoliano. La situazione di Siremar oggi è un bel punto interrogativo, è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo, lo leggiamo tutti quanti ai giornali. Purtroppo io ho più volte lamentato l'assenza di informazione e di coinvolgimento verso gli amministratori locali, non abbiamo avuto riscontro. Ritengo che questa partita debba essere alla fine conclusa nell'interesse delle Isole Eolie, perché se qualcosa dovesse andare storto sappiamo sicuramente dove andare a cercare i responsabili e sicuramente come amministratore e come sindaco non perdonerò gli errori che verranno fatti nei confronti del nostro territorio. Ma è possibile che in questo momento, chiamiamolo così, di stasi, di passaggio, debbano essere penalizzati gli asporti, vedi Laurana, vedi Quarto Ariscafo? Purtroppo è una situazione non nuova. Ci sono degli adeguamenti che in passato non sono stati fatti e che devono essere fatti. Purtroppo ci sono delle manutenzioni che non sono state messe in atto nei tempi dovuti per tutta una serie di vicende che comunque legano il gruppo Siremar e quindi il gruppo Tirrenia. Dobbiamo in questo momento, ritengo, continuare a soffrire, non in silenzio, senza dubbio, ma l'importante è che non vengano sottratti i collegamenti, perché il nostro errore principale era quello che nel momento in cui veniva sistemata o giustificata la sistemazione di una nave venisse soppressa poi la linea. Quantomeno le linee vengono garantite, i mezzi non sono assolutamente idonei per accogliere un turismo di qualità come quello che le Isole Eolie hanno, ma purtroppo non mi sembra che abbiamo altre strade. Lei è il coordinatore per quanto riguarda l'ANCIM per le isole minori della Sicilia, di cosa soffrono le isole in generale? Beh, le isole negli ultimi anni soffrono di tutto, soprattutto della mancanza di attenzione verso questi territori che sono le perle della regione siciliana. Soffriamo per quanto riguarda i trasporti, soffriamo per quanto riguarda queste vicende che legano la rimodulazione degli ATO, la soppressione degli ATO e quindi queste nuove invenzioni regionali, perché comunque non trovano facile applicazione in un territorio così vasto come quello che comunque coinvolge isole che partono da Pantelleria, arrivano a Ustica, arrivano alle Isole Eolie e coinvolgono Favignana. Santa Maria Salina, isola felice anche alla luce di finanziamenti che continuano ad arrivare e di cose che veramente sono all'attenzione della gente? Beh, diciamo che abbiamo senza dubbio messo in questi 4 anni nel mio mandato elettorale il massimo impegno. Siamo riusciti a ritagliarci degli spazi che ci consentono oggi di raccogliere dei frutti e ritengo che Salina, grazie al lavoro della nostra amministrazione, prossimamente riceverà un grande riconoscimento a livello nazionale che custodisco momentaneamente in cuor mio, ma è il risultato di questi anni di proficuo lavoro.